Lo strepitoso patrimonio dell'opera lirica italiana rivive questa sera in un evento fuori dall'ordinario. In onda oggi, 7 giugno 2024, a partire dalle 20:30 su Rai 1, la grande opera italiana patrimonio dell'umanità vede il maestro Riccardo Muti dirigere una orchestra formata da circa 500 elementi, capaci di far rivivere la grandezza dei nostri più grandi compositori. Presentano Alberto Angela, Cristiana Capotondi e Luca Zingaretti. La grande opera italiana patrimonio dell'umanità. Anticipazioni. L'Arena di Verona diventa ancora una volta scenario di un evento eccezionale. Un galà dedicato al magnifico patrimonio dell'opera lirica italiana. Il venerdì 7 giugno, alle 21:10, Rai 3 trasmetterà un omaggio unico, patrocinato dal Ministero della Cultura e in collaborazione con la Fondazione Arena di Verona. Al centro della serata, una straordinaria orchestra composta da circa 500 elementi tra musicisti e artisti del coro, diretta dal grande maestro Riccardo Muti. A presentare questa serata unica troviamo un terzetto d'eccezione formato da Alberto Angela, Cristiana Capotondi e Luca Zingaretti, che guidano il pubblico tra il palco e il retroscena dell'arena. Il programma della serata include una rassegna dei brani più amati di compositori come Puccini, Rossini, Verdi, Donizetti, Bellini, Mascagni, Leoncavallo e Giordano. Il pubblico avrà l'opportunità di ascoltare interpretazioni di artisti di fama internazionale, tra cui i soprani Anna Netrebko, Eleonora Buratto, e Rosa Feola, il mezzosoprano Aigulak Mezzaina, i tenori Jonas Kaufmann, René Barbera, e Juan Diego Flores, e i baritoni Nicola Alaimo, Luca Salsi, e Ludovic Tisier. Questi straordinari talenti saranno diretti dal giovane maestro Francesco Ivan Ciampa. Questa serata speciale è un tributo al canto lirico italiano, riconosciuto come patrimonio dell'umanità. La selezione dei brani più celebri dell'opera è eseguita da 160 professori d'orchestra e 300 artisti del coro provenienti dalle principali fondazioni lirico-sinfoniche italiane. La direzione del maestro Muti, rinomato ambasciatore dell'eccellenza italiana nel mondo, suggella la statura della serata. Per arricchire ulteriormente il tutto, la Fondazione Arena di Verona ha realizzato una scenografia originale ideata da Filippo Tonon. Il Golfo Mistico è trasformato in un nuovo spazio scenico per celebrare un'altra eccellenza italiana, la danza. Le étoile Roberto Bolle e Nicoletta Manni interpreteranno coreografie di Massimiliano Volpini, create appositamente per questo evento e eseguite per la prima volta. Il programma di danza includerà un passo a due sulle note di Madama Butterfly, e un assolo di Bolle su Cavalleria Rusticana, accompagnati da 50 ballerini del corpo di ballo della Fondazione Arena. Il Ministero della Cultura spera di rendere questo galà un appuntamento annuale, da tenersi ogni 7 giugno nei luoghi più suggestivi d'Italia. Questa prima edizione è solo l'inizio di una tradizione destinata a celebrare l'inestimabile patrimonio dell'opera lirica italiana, portando la sua bellezza senza tempo a un pubblico sempre più vasto. Dove vedere la grande opera italiana? La grande opera italiana patrimonio dell'umanità è un evento trasmesso da Rai 1 in Mondovisione a partire dalle 20:30. Il programma è visibile anche in diretta streaming, grazie alla piattaforma RaiPlay.